non si sa perché stiamo facendo questa cosa, non si sa dove cazzo stiamo andando a finire. Come dici tu, senza senso. E se a proposito di cose senza senso ti dicessi che oggi inizierò l'impresa più eroica e rischiosa della mia vita e lo farò con un vecchiaccio di 66 anni che conosco da una manciata di giorni? E aggiungo che l'unico motivo per cui lo sto facendo è che quando sto con lui rimorchio un botto. Avere un vecchiaccio è tipo come portare a spasso un cucciolo tremante di chihuahua. È un po' bruttino da vedere, ma alla fine le ragazze si avvicinano e dicono che carino e pensano che tu abbia un'enorme sensibilità. E se già ti sembro l'ennesimo sessista che fa lo spaccone parlando di barche e vecchiacci da accudire, pensa quanto sia distorta la tua visione del mondo e quanto non sai un cazzo di quello che la gente pensa, dice e fa davvero. Spoiler, facciamo tutti cagare. Di cazzate ne faccio, di continuo, e non mi pento nemmeno. Una dopo l'altra. E anche questa è una cazzata, mi pento di continuo. E mi dico, ma perché? Poi però penso che la vita sta scorrendo veloce. È effettivamente molto più veloce di quando ero adolescente. E la cosa andrà pure a peggiorare. Mi conferma Eros, quindi perché no? Mi chiamo Emma. Vi spiego come funziona un ormeggio in barca. Magari vi torna comodo. Cambiamo registro musicale. Anzitutto bisogna allinearsi bene. Tiri la cima all'ormeggiatore, magari non in acqua. Metti a folle. Ecco, la mia barca rimane sempre con la marcia ingranata. Perché non hai la folle sulla barca? Perché la devo montare. Ma non devi aspettare, è importante. Come se fossi una macchina e solamente la prima e la retro. Come cazzo fai a far manovra? Alterno. Alterni cosa? Poi eviti di far intraversare la barca, altrimenti se finisci addosso alla barca accanto per ripagare il danno ti tocca fare l'ennesima marchetta di un videocorso su come fare video per spaccare su YouTube. Infine, ti fai salvare da qualcuno che fa un balzo come un gatto, rischia di spezzarsi le braccia per te. Ecco come ci si fa nuovi amici. E si ormeggia. L'ormeggiatore del porto, sorpreso dalla mia performance, mi chiede: dove devi arrivare? A Senigallia. Ti stai chiedendo perché a Senigallia? Ah, nella puntata precedente. Della puntata precedente. Prossima volta attraversata atlantica. Ma prima voglio riportare dalla Sicilia a Senigallia Pampero dal primissimo proprietario. Ma sei cretino. Solo che Pampero è una bagnarola. La porta a riparare in cantiere. Nel frattempo conosco in porto questo vecchiaccio che si chiama Eros. Assurdo, sono tutte ragazze, ma perché? Perché? Ma non lo so, ma io quando ti mandavo, ti ricordi che ti mandavi messaggi al tuo giovane cioè, guarda, Me lo ricordo, sì. Una più bella dell'altra. Ti capisco, sono totalmente a disagio anche io per i modi di fare di Eros. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Bella domanda. Se ci servi per un momento, capirai. Lui è il vecchiaccio ed io il pirata e siamo in società. Questa canzoncina del cazzo vi sta spoilerando il finale, io ve lo dico. Siamo rimasti bloccati sul lago, Eros, ma è tutto perfetto. Non mi è mai successa una cosa così in tutta la vita. E guarda caso ti succede con me. Stavo maturando il pensiero che forse avrei potuto attraversare l'Atlantico. No, lasciamo perdere. Potresti salvare il mondo andando a vela. E lo scafo cosa lo costruiamo? Andiamo io e te a spaccare le piante. Facciamo una barca di bambù. Di bambù lo facciamo, ecosostenibile. Perché già se la compriamo di vetroresina abbiamo già fatto il nostro bel danno. Ce la fai, ti serve una mano? No. Cazzo ti rompi, eh. Se ci segui quanti problemi, quanti guai. I peggiori in questo campo siamo noi. La bancarotta non ci spaventa. No, come no, la bancarotta mi spaventa e come, stai buono. Oh sì, che libertà. Va bene, torniamo al viaggio che stavo intraprendendo verso Senigallia. Eravamo rimasti al mio ormeggio di merda, giusto? Giusto. Il ragazzo che ha salvato la barca accanto da uno squarcio fatto da Pampero si chiama Leo. E insieme alla sua bellissima ragazza Alice hanno comprato proprio quell'esatto giorno la loro prima barca. Che cosa romantica e bellissima. Insomma, è una cosa estremamente pericolosa comprare una barca in società. Io non lo farei mai, però che mi fotto, ognuno si piange i propri errori. Mi invitano a cena e subito dopo Leo fa un check del motore di Pampero. Dallo scarico esce sia l'acqua che parte dal raffreddamento. In questo caso è un raffreddamento diretto, cioè direttamente con l'acqua di mare senza... E si sentono quello i fumi, diciamo, della combustione che avviene dentro il cilindro. Non ci ho capito un cazzo, zero, proprio un cazzo. Cosa devo fare? Lo devo buttare? Lo stavo per fondere, ma che ne so io. Va bene, chiamo meccanico, perché poi il giorno dopo sarei ripartito. Va bene, lo devo ammettere, ok, lo ammetto.
quel giorno il mare non era dei migliori e avrei potuto posticipare la partenza il giorno dopo. Ma come diceva qualcuno, da qualche parte, in qualche porto, quando il mare è calmo, ogni stronzo è marinaio. E visto che mi sono messo in testa di attraversare l'Atlantico, cosa sarà mai un po' di arietta che soffia, no? Piccola nozione sulle rotture di palle che possono capitare in navigazione. Quando in mare becchi queste boe, con bandierine eccetera, devi stare ben lontano, perché potrebbero essere reti di pescatori. Ma quando vedi una sottospecie di rifiuto abbandonato, galleggiante, immobile nello stesso punto, lì devi stare ancora più lontano, perché sono reti dei pescatori messe illegalmente. Il mare è grande, ma la sfiga di più. Il motore si spegne di colpo. Proprio perché l'elica è rimasta intrappolata nelle reti illegali dei pescatori. Questa cosa non ha senso, cioè sono passato veramente in mezzo sopra quella cazzo di bottiglia galleggiante con una cima. Non ha senso! Non ha senso! Cazzo! Non ha cazzo di cima sull'elica, porco giura! Ma com'è possibile? Cazzo! Da bravo marinaio una cosa l'ho imparata: anche se ripeti più volte cazzo, anche urlandolo, questo non farà liberare l'elica se incagliata in qualcosa. Alice, perché non rispondi? Ho chiamato Alice e Leo per darmi supporto. E pensare che prima di partire Eros si era pure sbilanciato con un messaggio vocale di incoraggiamento. Non sai un cazzo di musica, non sai un cazzo di barche, non sai un cazzo di niente, ma sei intelligente e coraggioso, questo ti fa onore. Ecco, e questa è la conferma che quel vecchiaccio è andato via di testa. Anche più di me. È tagliata la cima, sono rientrato in porto con l'elica bloccata, spiegando cosa fosse successo e facendo una figura becera. E andare sott'acqua a tirar via la cima dall'elica non è stato per niente facile, perché io, porca puttana, non sono bravo a nuotare. E anche andare in apnea è un problema. L'anno scorso il mio amico Francesco, che è un bravo apneista, mi ha detto: l'errore più comune che facciamo è che respiriamo con la parte alta dei polmoni. La maggior parte delle persone, come respiro profondo, fanno questo. Io vorrei soltanto capire, ma perché quando la gente mi parla non ascolta? Perché mi faccio questi cazzo di viaggi che vado a finire chissà dove? Porca troia, sono un pirata, Gian. Guardate che disastro, si è rincastrato sull'elica. Posso dire, perlomeno ho tolto dell'inquinante plastica dal mare. E non mi sto riferendo a Pampero. Il giorno dopo, mare calmo e un filo di vento, condizioni perfette per navigare. Potevo aspettare un altro giorno, potresti dire: certo, ma cavolo, sono io il comandante, non tu. Tu sei seduto da qualche parte, te lo stai godendo sto video, cavolo, fammi vivere a me le disgrazie. Col mare calmo ogni stronzo è marinaio, giusto? Giusto. Arrivo a Crotone, l'ultima tappa della Calabria prima di andare via. Sapete che c'è? Lasciando perdere il patriottismo, non sono un santo, né un poeta, e in maniera abbastanza evidente nemmeno un gran navigatore. Bellico, Crotone da Pampero. Pampero, ti ricevo. Su una nazione come l'Italia, circondata per due terzi dal mare, di navigatori incapaci come me, ne troverai a bizzeffe, stai tranquillo. E questa bagnarola non mi aiuta. Nemmeno essere da solo mi aiuta. L'albero di Pampero, non so sinceramente sotto quale logica ancora regge. Per fartela breve, l'albero di una barca è sorretto da questi cavi in acciaio che si chiamano sartie. Ti ho fatto una schemina a prova di Giovanni Mucciaccia. Se si strappa via anche solo uno di questi cavi, l'albero va giù. È tutto riparabile, per carità, però dopo un po' che ripari questo, ripari quell'altro, non è più un'avventura, è accanimento terapeutico. Questa non è la sfida di Pampero, è la mia sfida. E se Pampero non se la sente, è giusto che ritorni al suo primo proprietario e viva delle entusiasmanti avventure nel Mediterraneo da pensionato. Con la storia dell'Atlantico non voglio mica vivere una missione suicida. Io voglio vivere... voglio vivere. Ma anche nel senso di non schiattare, porca puttana. Quindi, per fartela breve, me ne vado via da Pampero. E ti dico la verità, nella puntata precedente, quando con Eros, insomma, siamo andati a far gasolio, si stava innestando già nella mia testa questa mia idea e gliel'ho buttata lì. Compriamo una barca nuova e facciamo l'Atlantico insieme. St'inverno? Eh sì, cazzo, ci facciamo l'Atlantico. Beh, st'inverno si può parlarne. Quando dico le cose, difficilmente do aria alla bocca. Ed Eros, a quanto pare, è come me. Ok, dai, qui possiamo fare gasolio. Ma no, ma davvero, ma cazzo, ma facciamo l'Atlantico. Ne parliamo, dai. Eros ha portato con sé il suo personalissimo amico esperto di barche,
Io ho portato con me Gigi, il mio personalissimo... Boh. Se il progetto di oggi va in porto, dobbiamo subito attivarci perché quella barca credo che a breve debba essere spostata. A Maria di Ragusa, lui praticamente se va là gli sparano a vista perché gli ha sputannati nel video. È vero, probabilmente non siamo più ospiti desiderati lì, ma è stupendo! Siamo come i pirati, ragazzi! Comunque, quanto assurdo può essere che quando ho fatto il giro intorno alla Sicilia c'era quella barca affondata che poi ho fatto la battuta e Pampero e non era Pampero! Esattamente lì di fronte, Eros! Trova la barca dei nostri sogni. Allora, quando si acquista qualcosa, qualunque cosa, c'è una roba che io chiamo la danza dell'acquirente. La documentazione della barca ce l'ha. Il libretto, sì. Chi compra rompe le scatole sulla qualunque per negoziare con più efficacia il prezzo. Io non ho aperto bocca perché sinceramente non sapevo cosa cazzo dire. Abituato alla mia prima Pampero, figuratevi se fossi riuscito a lamentarmi di qualcosa. Vedi, questo è sano, eh? Abbiamo guardato un po' le finiture, le tappezzerie sono tutte da... No, perché la moquette purtroppo è un recettacolo di polvere. Però lavoretti da fare ce ne sono, eh? Al di là di quello che può essere un prezzo generale totale sulla barca, però ha delle peculiarità castranti un po'. Anche Gigi, che è un gran commerciale, in effetti era un po' spiazzato. Se l'acqua non è ferma e non evapora, il sale non si forma. È un concetto delle saline, lei dovrebbe saperlo meglio di me, no? Te sei comodo andare avanti e indietro, ha avuto problemi? Sono un gatto io, però devi anche... Ma spazi ce ne sono, dai, alla fine... Ampia, no, ho visto che è abbastanza ampia, non so quante strade in mezzo alle balle. Non ho davvero idea di cosa cazzo sia successo, ma io ed Eros l'abbiamo comprato in società. Finalmente siamo ecosostenibili. Abbiamo rinunciato alla vetroresina per una barca enorme in acciaio nera che d'estate se non metti 12 climatizzatori dentro prendi a fuoco. Che bella, che cazzo. Ma poi gli spazi sono belli, guarda che bello. So che vieni. Dire che è inaffondabile porta sfiga. È come se fosse a casa tua, eh. Guarda, ma tu hai mai vista una vasca da bagno su una barca a vela? Mai vista una cosa ma non sogno. Ha senso. Non ha totalmente senso. Al Titanic ad esempio non ha portato bene. E so anche che cambiare nome a una barca porta sfiga. Ma chi se ne frega della fortuna, della sfiga. Queste cose non hanno senso. Non ha completamente senso. Nulla. Ho conosciuto completamente a caso questo maledetto vecchiaccio e mi ha cambiato la vita in qualche modo. In effetti adesso anche grazie a lui è saltata fuori una barca in ferro. La gente si incontra, si mescola, si confonde come delle biglie in una bacinella. E a volte una biglia tocca la biglia giusta e succede la magia. O la disgrazia. Le migliori società, dicono, sono dispari, minori di due. Ma tanto non faccio altro che fare cazzate, una dopo l'altra. Robe di cui mi pento e poi dico, ma perché? Poi però penso, la vita sta scorrendo veloce. E la cosa andrà pure a peggiorare, quindi perché no? È tutto perfetto, Eros, è tutto perfetto, perché tanto poi alla fine se sacrifico te perché mi schiatti nell'Atlantico, tu quello che dovevi fare l'hai fatto. La tua vita ormai non vale più un cazzo. La tua ancora di meno, se non viene supportata da quattro pistolini del cazzo su un canale di merda in internet. Allora, non farmi incazzare, io e te dobbiamo avere il supporto di qualcuno bravo, capisci? Hai ragione, ci serve un nuovo membro della ciurma, o membra, o membro. Facciamo i casting.